Le notizie della sera in studio, Francesca Magurno. I dati Covid-19 peggiorano nell'ultima settimana i casi in Calabria. Torna a salire la curva dei contagi, aumentano anche le ospedalizzazioni. Oggi sono 2.451 i nuovi contagi riscontrati su 12.242 tamponi processati, 1.395 le guarigioni, 7 i decessi. In Basilicata invece si svuotano le terapie intensive, ma aumentano i contagi, soprattutto in carcere. Oggi il bollettino odierno riporta 733 nuovi casi dall'analisi di 3.099 tamponi antigenici e molecolari. Si registrano anche 938 guarigioni. Sanità: il 32% delle donne che hanno vissuto la gravidanza durante la pandemia non si è sentita supportata dalla propria rete sociale. La stessa sensazione è stata provata dal 38% delle donne nei 6 mesi successivi al parto. E quanto rileva il primo studio italiano coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato per valutare lo stato emotivo delle donne in epoca perinatale. Lo studio, condotto da ottobre 2020 a maggio 2021, ha coinvolto le utenti dei consultori familiari di 9 aziende sanitarie di 8 regioni italiane, fra cui la Calabria. Caro carburante, volano i prezzi di benzina e diesel mentre gli autotrasportatori annunciano uno sciopero a oltranza a partire da lunedì 14 marzo. A Cosenza si sfiorano i 2,50 euro mentre parte la rincorsa anche sul Tirreno cosentino a rifornimento presso le pompe di benzina. Assopetroli e anche Assopetroli Calabria chiede un forte intervento pubblico al fine di abbattere anche i costi della spesa quotidiana, fatta per lo più da prodotti che viaggiano su gomma. Anche i produttori del Tirreno cosentino sentono la crisi delle materie prime. Il costo del gasolio agricolo è aumentato del 60-70%. Bisogna intervenire subito, dicono. Solidarietà all'Ucraina. Nel Potentino accolti 82 profughi, 44 sono minorenni. La prefettura di Potenza distribuirà un vademecum anche sull'assistenza sanitaria. Quella che abbiamo messo in campo al momento è una primissima accoglienza che è strutturata prevalentemente con il contributo di associazioni e famiglie, ha sottolineato Michele Campanaro, prefetto di Potenza. È partito invece da Lauria un carico di beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina, raccolti dalla Proloco di Lauria. Fra i generi raccolti medicinali, alimenti, vestiti e coperte, con una grande risposta della popolazione lauriota, mentre a Maratea si svolgerà domani sabato 12 marzo alle 19 la fiaccolata per la pace. Anche sul Tirreno cosentino sono arrivati a Santa Maria del Cedro i primi 3 cittadini ucraini ospitati presso gli alloggi di Casa Laos. Si tratta di una donna con 2 minori, a dirlo l'assessora della Giunta Vetere Emanuela Dito, commentando: è stato un momento molto emozionante. La protesta dei balneari arriva in Regione Basilicata lunedì 14 marzo alle ore 10. Una rappresentanza di categoria si ritroverà di fronte alla sede regionale per protestare contro la direttiva Bolkestein. Torniamo sul Tirreno cosentino. Di sequestrato il bar Dal Perugino, luogo in cui il 4 febbraio scorso alcune persone già denunciate ora in carcere hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo il padre del titolare. Il sostituto procuratore della Repubblica di Paola Rossano Esposito, accogliendo la richiesta di dissequestro avanzata dagli avvocati Francesco Di Serra e Luigi Crusco, difensori di fiducia del titolare del bar Dal Perugino, si è pronunciata in favore di quest'ultimo. Un'ultima notizia: si terrà domani a Scalea, presso la sala convegni dell'Hotel Santa Caterina, un dibattito sull'alta velocità. A parlarne i sindaci del Tirreno cosentino insieme a Mimma Iannello della Federconsumatori Calabria, Giancarlo Formica del consorzio Ecotour, Francesco Russo, docente esperto della materia. A moderare il giornalista di Repubblica Vincenzo Foti, che nel pomeriggio alle 18 presso la biblioteca comunale della città di Scalea presenterà il suo libro dal titolo Quel magnifico elettrotreno. E con l'informazione è tutto dalla redazione. Gli auguri per una buona serata. Grazie per l'ascolto.